siamo al cospetto del neodirettore del Museo Archeologico di Pestum. Una domanda al neodirettore. Cultura, sia essa cultura del cibo, sia essa cultura dei reperti archeologici e quindi di quello che poi diventa patrimonio di un'entità museale come quella di Pestum. Differenze, affinità, cosa ci vede lei, direttore? Allora, ci sono moltissimi legami tra questi due campi, non solo perché noi archeologi spesso troviamo oggetti anche nei santuari che servivano per i sacrifici, per le cene, i pasti, i rituali, eccetera, però anche ovviamente nelle case, ma anche perché il paesaggio è determinato dal modo in cui viene utilizzato, coltivato dall'uomo, sia nell'antichità sia oggi. Quindi se oggi vogliamo portare avanti un lavoro con il sito archeologico di Pestum insieme al territorio, diventa fondamentale i modi in cui tutto il territorio si muove anche sul versante della produzione, dell'artigianato, anche del consumo del cibo. Quindi la tradizione, la cultura del cibo è un patrimonio culturale anch'esso, che in vari modi è legato anche al patrimonio archeologico. Barbara, siamo al guado di questa nona edizione delle Strade della Mozzarella. Ma toglimi una curiosità, ma fra un mese a New York, sì, ma a fare cosa? Ma sempre a parlare di mozzarella ovviamente, ma non solo. Sarà il momento per mettere sotto la luce dei riflettori a New York sia il pomodoro San Marzano, il pomodoro del Piennolo, la pasta di Gragnano e soprattutto la pizza napoletana. Avremo due pomeriggi, un pomeriggio dedicato agli chef e un pomeriggio dedicato ai maestri pizzaioli, e quindi sarà un bel vedere. È un bel mangiare. Allora, arrivederci a New York? Sì, sicuramente. Grazie a tutti.